Alcuni miti, le religioni ed alcune celebri figure di seduttori e di femme fatale, da Don Giovanni a Casanova, da Manon a Lulu, ci hanno fornito un'immagine perversa della seduzione. E l'immaginazione collettiva la identifica con l'esplosione della sensualità e della sessualità, con il peccato. Dall'opera da tre soldi di Bertolt Brecht e Kurt Weill, Ballata della schiavitù sessuale. Non è di certo un tipo tra i più belli, è un macellaio e gli altri son vitelli. È un brutto porco e solo al male crede e frega tutti, ma alle donne cede. Del sesso era dolce schiavitù, lo vogliono, ci devi stare tu. Si infischia della Bibbia e del codice e pensa notte e giorno e solo a sé. Le donne sono un peso inutile, e senza donne l'uomo è un re. Ma queste frottole son senza effetto, prima di notte avrà qualcuna a letto. Sono uomini che vedono gli altri restar legati a un pezzo di sottana. Costoro giurano d'essere scaltri, ma sono fatti della stessa lana. Del sesso e la dolce schiavitù lo vogliono, ci devi stare tu. Il primo studia i dogmi, l'altro il codice, un terzo crede al papa, l'altro al re. Non mangia mai tartufi a tavola, meglio di lui nessuno c'è. Ma vi è la sera ed anche l'uomo retto vuole qualcuna che gli scaldi il letto. Porci gli uomini.